Il numero di candidati, rispetto a quello che si pensava essere Si è leggermente inizialmente, si è ridotto. leggermente ridotto. Ma adesso cerchiamo di capire come si è arrivati, dopo una gestazione piuttosto lunga, al sostegno di Marzio Pecci da parte di Forza Italia. Lo chiediamo al coordinatore provinciale di Forza Italia, Giulio Mignani. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Una Buongiorno. scelta che arriva in che modo? Sappiamo, non penso almeno sia stata una scelta facile, anche perché non più di 2 settimane fa sembrava andare verso tutt'altro. Sì, in effetti sì, noi eravamo pronti anche al piano B, diciamo, nel senso che quando abbiamo predisposto poi un piano in linea d'azione, eravamo pronti anche all'alternativa che era stata costruita comunque in modo serio. Adesso non entro nei dettagli, ma comunque eravamo, diciamo, pronti a seguire un'altra strada. Però, come ci è stato indicato dall'alto, il Presidente Berlusconi ha dato questa indicazione. Abbiamo dovuto diciamo, riconoscere, ed è poi è vero, che l'unità del centrodestra vale più diciamo, delle altre riflessioni locali, nel senso che tenendo Roma come caso isolato dove ancora si deve raggiungere un accordo, ma ci si arriverà, l'unità del centrodestra va preservata ovunque sia possibile. E quindi, come gesto di responsabilità, abbiamo detto bene, se tu Lega sei disposta a ragionare con noi, a cambiare un po' il tuo metodo che è stato finora un po' aggressivo, noi siamo disposti a ragionare con te e rinsaldare l'alleanza del centrodestra, che di fatto è la chiave per poi poter puntare alla vittoria, perché separati, lo sappiamo tutti, non andiamo da nessuna parte, né noi né loro. Però in questo modo, cioè, hanno avuto ragione, nel senso, ad uscire così per tempo con un candidato, sbaragliando un po' anche tutti i ragionamenti Tutti i che tavoli. si stavano facendo, ad oggi si può dire che la loro strategia, la strategia della Lega, ha avuto ragione. Ma diciamo che ha avuto ragione perché, lo dico senza volermi autoincensare, perché la Lega Rini si è trovata davanti un partito responsabile come Forza Italia, fatta gente responsabile che ha detto vabbè, vale più l'unità del centrodestra, vale più provare ad affrontare uniti una campagna elettorale contro il PD che ci governa da 70 anni, piuttosto che puntare i piedi, andare separati e fargliene fare 75 di anni. Agnassi e al suo partito. Quindi diciamo che hanno avuto ragione perché d'altra parte c'è qualcuno che non è che gliel'ha data, ma si è dimostrato responsabile, più attento, diciamo, a fornire agli elettori centrodestra un'alternativa credibile piuttosto che a puntare i piedi per, diciamo, un testa a testa che alla fine avrebbe avvantaggiato solamente il centro-sinistra. Tra l'altro ci sono, se ricordo bene, la nota diramata venerdì pomeriggio degli accordi che prevedono in caso di vittoria che il vice sindaco sia espressione invece di Forza Italia. Assolutamente sì, nel senso che tra le cose che noi abbiamo detto alla Lega, ho detto guarda, Jacopo, parlando a Morrone, noi possiamo riallacciare un discorso, ma tu ci devi considerare un partito rilevante come siamo e non un partito che ti segue, quindi noi vogliamo essere tuoi alleati, ma ci devi riconoscere il nostro valore. E quindi è una trattativa che non è neanche durata 5 minuti perché è venuto naturale questa conclusione. Non so Sinceramente pensavamo fino a un paio di settimane fa che si andasse verso la figura di Marcello, cioè almeno noi ascoltando anche il coordinatore comunale, insomma avevamo nel suo identikit, chiaramente nomi e cognomi non era stato fatto nessuno, però ci sembrava un po' di evincere da quello che lui ci raccontava la figura di un Marcello. Qualcuno aveva detto Barboni, che però secondo me era un po', non era proprio il profilo che lui raccontava in quel momento. Quindi mi par di capire che un nome che però alla fine a livello, non so se regionale o nazionale, non è riuscita a sfondare. Ma non è che non sia sfondato il nome di Marcello a livello regionale o nazionale, no, perché non se ne è neanche Ah, parlato. A non si è livello arrivati, se nazionale, proprio la decisione è stata, stiamo coesi. esattamente, a livello nazionale l'unica cosa che ci hanno detto è stata ragazzi, siamo uniti, perché uniti si vince, divisi no. Quindi questa è stata l'indicazione che ci è stata fornita. Nicola sicuramente sarebbe stato un ottimo candidato sindaco, senza minimo dubbio, perché ha avuto un sacco di voti, un sacco di preferenze in consiglio comunale, ha una lunga esperienza in politica, conosce benissimo Rimini, su alcune questioni credo che sia stato il consigliere comunale che è stato più attento in questi anni, e quindi sinceramente non credo che avrebbe avuto timore di confrontarsi con una sfida del genere. Però, ripeto,
ci sono state scelte di ordine strategico. Certo, maturate a lungo, secondo me di incontri, di telefonate ce ne sono state parecchie, Giulia, ha dovuto insomma mettere insieme tante anime, perché immagino, sono, non so, poi ci dica lei, ho dovuto cambiare il telefono, quelli con minuti illimitati ho preso. Anche perché forse qualche area di Forza Italia, poi l'abbiamo visto anche in qualche dichiarazione seguita alla scelta insomma del partito, forse non ha apprezzato completamente alla fine questa decisione. Quando le decisioni sono complesse e difficili vuol dire che ci sono diverse scelte e diverse posizioni, quindi per forza di cose qualcuno va scontentato e mi dispiace, spero di poterlo convincere più avanti, ma chiaramente se fossimo stati tutti d'accordo su una scelta avremmo deciso in 5 minuti, se ci sono voluti 2 mesi vuol dire che non eravamo tutti d'accordo e di conseguenza qualcuno continuerà a non esserlo, però spero di poterlo convincere successivamente, anzi ci stiamo già lavorando. Questo per quanto riguarda Forza Italia, da Fratelli d'Italia ci sono novità, perché ancora non si sa se sosterranno o meno Pecci. Insomma, noi avevamo sentito in alcune occasioni Gioenzo Renzi che non sembrava molto convinto. Però è vero anche che la politica ci fa vedere che possono succedere anche dei cambiamenti in corsa. Assolutamente, e io credo che Gioenzo possa muovere nei confronti della Lega gli stessi rilievi che abbiamo mosso noi all'inizio, cioè quelli di essere partiti troppo decisi, per usare un eufemismo. E Gioenzo, conoscendolo anche a livello personale, questa è sicuramente una cosa che soffre molto, però io gli faccio un invito a unirsi a noi, perché se abbiamo ricompattato quasi tutto il centrodestra è anche vero che manca solamente un tassello, che è lui, e credo che presentarci tutti quanti uniti, come si era detto a novembre a Bologna, sia un valore aggiunto. Cioè la somma di 3 partiti in realtà poi magari fa 4, non fa 3. Certo, dopo lì secondo me anche il caso Roma potrebbe influenzare le scelte di Renzi. Noi però abbiamo come indicazione, che poi tra l'altro è assolutamente corretta per quanto mi riguarda, quella di considerare Roma come un caso isolato. Roma non è una città a caso, Roma è la capitale, se non sia Milano forse la città più importante d'Italia. C'è una situazione particolarmente complessa e quindi stare a guardare quello che succede a Roma vuol dire andare a confrontare delle situazioni che non sono omogenee, cioè Rimini non è Roma né dal punto di vista demografico né dal punto di vista politico, non ci sono candidati, non ci sono big nazionali, ci sono fortunatamente meno candidati nel centrodestra, quindi andarsi a confrontare a Roma secondo me vuol dire anche, diciamo, perdere un po' la prospettiva, ci confrontiamo con una città troppo diversa per poter seguire le sue stesse logiche, quindi lasciamo che i big decidano Roma e noi abbiamo deciso Rimini. Mignani, l'ultima battuta, cosa ne pensa di tutte queste liste con personaggi che hanno militato nel centrodestra e che invece adesso vanno a sostenere il candidato del Partito Democratico Andrea Agnassi? Eh sì, anche perché ricordiamo Alessandro Lualdi, se non sbaglio, Mignani insomma era uomo legato a Forza Italia, insomma non vorrei dire delle stupidaggini, però da che ricordo... Assolutamente, purtroppo la storia di Forza Italia è costellata di persone che di tanto in tanto poi vanno a finire dall'altra parte della barricata. E per me è un grosso rammarico anche personale, perché sono persone che avrei voluto con noi. Però come succede a livello nazionale, noi siamo impegnati in un grosso tour di rinnovamento che ci porterà possibilmente ad avere un partito totalmente rinnovato. Quindi se qualcuno vuole andare per giunta dall'altra parte, noi seguiamo quello che succede a livello nazionale, nel senso vadano, nessuno li è costretti e Forza Italia rimane nelle sue posizioni a questo punto in maniera ancora più determinata. Ripeto, a me dispiace, ma nessuno li ha cacciati, se si sono sentiti di andare di là evidentemente avranno avuto dei motivi per farlo, ma io quei motivi non li voglio neanche sapere. Il mio motivo è stare qua, provare a vincere Rimini, e se qualcuno ha idee diverse, se gli va bene anche perdere o vincere in un altro modo, beh, siamo radicalmente diversi e ognuno farà la sua strada. E beh, insomma, a questo punto, Mignani, speriamo presto anche di parlare poi dei programmi, no? Perché avere sicuramente a capofila del centrodestra un uomo della Lega, però un uomo della Lega anche lì un po' prestato, perché ricordiamo, insomma, Pecci non è che arrivi da quella realtà in modo storico, vedremo anche che cosa vorrà dire. Infatti quella è stata anche un'altra cosa che alla fine su cui si è potuto trovare un punto d'accordo. È chiaro che se la Lega mi avesse proposto un leghista duro e puro, di quelli che con le corna puntida, gli avremmo fatto più fatica, ma avendo davanti una persona moderata che ha un trascorso, ci si può ragionare, dice, moderato, si può sul punto di vista, diciamo, programmatico e politico ragionare.
Bene, vedremo a questo punto che cosa succederà. Anche perché, insomma, poi è previsto tra l'altro questa settimana l'arrivo di Salvini, proprio già, infatti. Sabato a Rimini, si troverà di fronte un centrodestra unito a questo punto. Beh, che alla fine era quello che si dice da novembre. Quindi fortunatamente ci siamo riuniti prima che arrivasse e non dopo. E forse non a caso, probabilmente. Non ha pesato molto, però anche noi abbiamo i nostri big da portare, non lo posso anticipare adesso perché ancora dobbiamo definire le date, però abbiamo in programma gli incontri da qua fino a giugno. Giulio, quindi alla fine tra le due, no? Mettendo la bilancia sulla bilancia, sulla stadera, no? sui due pezzi, i rospi da ingoiare e comunque la soddisfazione di aver raggiunto un risultato, mi pare che questo secondo pesi di più. Sì, assolutamente, centrodestra unito e poi nel quadro della politica riminese con dei 5 Stelle che non si capisce bene cosa fanno, è una forza alternativa che è realmente in grado di vincere Rimini, quindi vale di più, assolutamente.